In Germania attualmente hanno dei modelli operativi di raccolta che non prevedono l'uso del sacchetto né biodegradabile né quello di plastica. E dopodiché ci sono due grossi svantaggi di questo tipo di approccio. Anzitutto loro tendono ad avere una intercettazione dello scarto di cucina marcatamente inferiore alla nostra. Noi di questo ci accorgiamo facendo le analisi del rifiuto residuo, ma noi tendiamo ad avere mediamente il 10% di organico nel rifiuto residuo, in Germania c'è ancora mediamente tipicamente il 30% di organico nel rifiuto residuo, il che significa che loro sono molto bravi, e lo sappiamo, a raccogliere la plastica, la carta, le lattine, ma lo scarto di cucina in gran parte finisce ancora nel rifiuto residuo, cioè non viene differenziato. Il secondo grosso inconveniente che c'è nel modello tedesco è che la gente poi comunque, quando vuol fare la raccolta differenziata dell'organico, visto che non gli danno i sacchetti biodegradabili, tendono ad usare i sacchetti di plastica normali, i sacchetti di polietilene. Quindi che cosa succede? Che poi gli impianti devono comunque avere un sistema di vagliatura primaria in ingresso, e con il sacchetto di polietilene scartano anche tantissimo materiale che sarebbe in realtà compostabile, tipo il materiale legnoso che dovrebbe servire da strutturante e quant'altro. Decisamente un sistema con molte criticità.